Ciao a tutti e bentornati a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi sono qui con la nostra Barbie un po' particolare, Barbie Do It Yourself e onde e ricci. Possiamo veramente creare delle bellissime onde, dei bellissimi ricci con questi accessori. Lo so che vi piace, ragazzi, piace un sacco anche a me, infatti non vedo l'ora di scartarlo e guardarlo insieme a voi. Ovviamente potremmo fare delle bellissime acconciature, vi immaginate? Guardate, sono emozionatissima. Per prima cosa vi dico che questa Barbie è bellissima, ha dei capelli lunghi, lunghi, lunghi con queste ciocche rosa viola, vedete? Qualcuna, ovviamente non tutte. Ultimamente va molto di moda creare queste Barbie, quindi ne vediamo davvero tante. Eh sì. Ok. Poi abbiamo questo abitino con pietre preziose sopra e questa gonna viola quasi fluo, che però è staccata, non è un vestito, ma sono due pezzi. E c'è la gonna e questa sorta di body, penso. Vediamo un attimo. Ah no, una maglia, ok. È proprio una maglia, perfetto. Beh, la gonna è stupenda, guardate gli giochi di luce. E queste scarpe, mamma mia, wow, davvero altissime. Con anche il cinturino. Perfetto, allora ora vi mostro tutto l'ambaradan che abbiamo qui, che è all'interno della scatola. Si muove normalmente su e giù, come le Barbie normali, insomma, niente cose particolari, perché la sua particolarità sono i capelli e quello che si può fare con i capelli. Allora, gli accessori sono pronti, io sono stra pronta perché davvero sono molto emozionata, non vedo l'ora di cominciare. Ovviamente andremo avanti a fare altri video con altre pettinature, quindi non vi preoccupate, ma oggi intanto vediamo cosa c'è. Abbiamo questa piastra per onde e poi abbiamo ovviamente il suo pettine personalizzato, questa per i ricci. Ormai credo la conosciate bene, dalla parrucchiera c'è sempre. Poi abbiamo degli elastici, tre in particolare, e poi abbiamo questa boccettina che bisogna riempire di acqua e poi si spruzza direttamente sui capelli per bagnarli. Ora lo faccio e torno subito. Eccoci qua, ho riempito la boccettina d'acqua, quindi ora prendiamo una ciocca. Non tutti i capelli, ovviamente. E spruzziamo, perché per fare l'acconciatura bisogna spruzzare l'acqua sui capelli. Ok, poi prendo la mia piastra a onde, la infilo in questo modo, chiudo e aspetto 15 secondi in questa posizione. Ok, 15 secondi sono passati, vediamo com'è il risultato. Wow, bellissimo, perfetto, direi. Oh, è venuto proprio molto, molto bene. Sono molto contenta. Ok, non aspetto il prossimo video per fare l'altra, la proviamo subito, ragazze. Perché assolutamente voglio vedere se è uguale anche questa, se viene bene. Prendiamo una ciocca più piccola, ovviamente per i ricci. Acqua. E poi partiamo dall'alto. Annodiamo, ok, così, e anche qui aspettiamo 15 secondi. Ok, vediamo il risultato. Dai, 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 dai. Wow, venuto benissimo, ragazze, guardate, perfetto. Oh, sono molto, molto contenta di questo set. Molto, molto bene, Barbie. Vediamo se vanno via con facilità, pettiniamo, ma le ondine direi che rimangano, un pochino, poi ovviamente tra un po' andranno via, però un po' rimangono, si vedono, mentre qui no, qui viene via facilmente, beh, immaginavo. Wow ragazze, cosa ne dite? Sono molto molto emozionata, sapete quante acconciature potremmo fare con queste due piastre di Barbie? Pazzesco, sono molto contenta, per me assolutamente un pollice in su. E
E spero anche per voi, mi raccomando, commentate, 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 ditemelo assolutamente, voglio sentire le vostre opinioni, ma io credo che anche a voi piacerà moltissimo e la vorrete avere tra la vostra collezione di Barbie con i suoi accessori. Ci vediamo alla prossima, un bacione, ciao ciao ciao!